Sequestrati oltre 1 milione di articoli a Gallipoli. Sequestro preventivo a una ditta di Racale. L'estate sta finendo, i dati del Salento. Lecce, Mesbah, suona la carica. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. In apertura la cronaca, operazione a tutela dei prodotti e del consumatore, quella che ha portato le Fiamme Gialle gallipolini al sequestro di oltre 1.100.000 articoli in violazione del codice di consumo. A seguire la conferenza stampa per noi Miriam Gabellone. Nel corso del 2010 la Guardia di Finanza ha sequestrato complessivamente in provincia di Lecce 900.000 articoli perché fuori legge. In sole 48 ore nelle mani dei finanzieri sono finiti 1.100.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Un ingente quantitativo di merce tra capi di abbigliamento, bigiotteria, cosmetici, peluche per bambini, importata dalla Cina, poi venduta nel centro di Gallipoli da due cittadini di origine cinese e infine posta sotto sequestro amministrativo dalle Fiamme Gialle. L'attività ispettiva condotta nei giorni 5 e 6 settembre si è focalizzata su due esercizi commerciali di grandi dimensioni, ben avviati, considerata la notevole affluenza giornaliera di acquirenti, attratti dai prezzi convenienti dei prodotti, la cui vendita partiva da un minimo di 1 euro ad un massimo di 35 euro, dalla loro qualità apparentemente buona e dalle loro caratteristiche in linea con la moda del momento. Tutti però privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, modalità di fabbricazione, provenienza, qualità della merce posta in vendita. Il controllo effettuato dalle Fiamme Gialle gallipoline è costato ai due gestori cinesi degli esercizi commerciali una segnalazione alla Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative, oltre che alla perdita della merce in negozio che da una prima stima avrebbe fatto guadagnare loro minimo 1 milione di euro. Ancora cronaca su segnalazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce. Il GIP ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo a una ditta di Racale per mancata autorizzazione di emissioni in atmosfera. I particolari nel prossimo servizio. Emissioni in atmosfera di polveri non autorizzate e gettito pericoloso di cose. Queste le accuse con annesso sequestro preventivo emesso dal GIP avanzate nei confronti del legale rappresentante di una ditta che gestisce una rivendita di materiali per l'edilizia ubicata nel pieno centro di Racale che amministra due aree di complessivi 2000 metri quadrati. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce, coadiuvati dalla locale stazione a parziale conclusione di indagini avviate nel 2010. Sulle attività in questione gli accertamenti dei militari operanti hanno evidenziato il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali per costruzioni edili, ma anche carico e scarico di materiali pulverulenti senza la prevista autorizzazione. Le indagini sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni telefoniche da parte di famiglie abitanti nelle immediate vicinanze dell'azienda, alle quali sono seguiti alcuni esposti, di cui uno sottoscritto da 40 genitori di bambini frequentanti l'adiacente istituto scolastico. Il provvedimento eseguito dal NOE prevede che entro 5 giorni l'azienda ottemperi spontaneamente al problema presentando un piano di adeguamento normativo. Qualora ciò non dovesse accadere, scatterà il sequestro. Infine un'ultima notizia di cronaca: dal pomeriggio di ieri fino a tarda notte i carabinieri di Casarano, con il supporto aereo fornito dall'elicottero del nucleo di Bari, hanno portato a termine numerose attività. Taviano hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente Giorgio De Matteis, ventenne del luogo, trovato in possesso di 8 dosi per un totale di 12 grammi di marijuana e 2 di hashish, rinvenuti anche residui di marijuana nel suo zainetto e presumibilmente materiale di confezionamento per spaccio presso la sua abitazione. Sono stati poi segnalati alla prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanza stupefacente un ragazzo di Gagliano del Capo ed un ragazzo di Casarano, sorpresi durante un controllo. Infine denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza con relative patenti di guida ritirate, due uomini sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito. La stagione estiva si appresta alla conclusione, per il Salento è tempo di bilancio, ai quali non manca certamente un segno positivo di incremento turistico. Alina Spirito. Numeri da capogiro per il turismo pugliese, a farla da padrone il Salento, che ha segnato un forte aumento delle ricerche alberghiere, un più 45% di tutto rispetto. Reginette dell'estate Gallipoli con più 7% e Otranto con più 11%. Cittadine belle e ricercate, mete in cui i listini tariffari hanno toccato incrementi di quasi il 50%. E poi arrivano le bandiere di Legambiente. Dopo la Sardegna, la regione dalle acque più cristalline è risultata essere
battere la Puglia con una criticità ogni 96 km di costa. Terzo posto del podio invece per la Toscana. Queste quindi le regioni più premiate dalle vele della Guida Blu 2011 di Legambiente e Touring Club Italiano, la bussola per le vacanze di qualità. In Puglia sventola la bandiera delle cinque vele a Ostuni e Otranto. Forte di questi risultati, il territorio salentino prosegue la sua stagione, visto che le alte temperature non accennano a diminuire. Per l'ufficialità e il dettaglio dei dati si aspettano le comunicazioni dell'APT, pardon, di Puglia Promozione. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, non mancate. Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale Lequile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. Concludiamo come sempre con lo sport. Il Lecce ha cominciato la preparazione in vista della sfida interna contro l'Udinese. A parlare anche l'algerino Jamel Mesbah. Il punto con Luigi Taurino. Sono ripresi ieri pomeriggio al Colaci di Calimera gli allenamenti dei giallorossi in vista della gara interna di domenica contro l'Udinese. Rientrato Mesbah dal ritiro con la nazionale, mister Di Francesco non ha potuto contare su Bertolacci, Tomovic, Quadrado, Strasser e Bergognu in permesso. Hanno svolto differenziato Pasquato e Carrozzieri. L'Udinese la vede come lo scorso anno, una bellissima squadra, ha affermato il centrocampista Jamel Mesbah. A Londra hanno fatto vedere di essere una formazione tosta, che riparte molto bene. Sarà una partita dura, è vero che hanno perso dei validi giocatori, ma ne sono arrivati altri importanti. All'inizio del calciomercato c'è stato qualche interessamento su di me, poi, assieme alla società, abbiamo deciso di continuare questa avventura. Quello che sta per iniziare, ha concluso, è un anno molto importante per il sottoscritto, e il posto ideale per crescere è Lecce. Oggi doppia seduta sempre a Calimera. Intanto ieri Olivera è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del professor Cerulli, che ha dato il via libera al calciatore per riprendere a lavorare con il gruppo. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. TG News 24 termina qui. Noi vi diamo appuntamento a domani. Arrivederci.